Cari concittadini, buonasera. Ci tengo a comunicarvi che, con grande senso di responsabilità, un nostro concittadino ci ha contattato riferendo che, a seguito di un tampone eseguito, è risultato positivo. Questo, naturalmente, è un qualcosa che prima o poi anche alla nostra comunità doveva avvenire, perché come ben sapete ormai c'è un elevato numero di contagi che colpisce tutta la nostra provincia, la Campania, l'Italia. Il mio invito innanzitutto è quello che dovete rispettare le regole, mi raccomando, perché è l'unico modo per poter contrastare e ridurre quelli che potrebbero essere eventuali complicazioni e danni da questo maledetto virus. Quindi vi invito ulteriormente, ancora di più come abbiamo fatto fino adesso, ad essere responsabili. Noi oggi viviamo in un momento molto difficile, che possiamo superare solo con grande senso di responsabilità e abnegazione alle regole. In questo momento la responsabilità è doppia, perché noi abbiamo una responsabilità personale e un'altra che è ancora più importante di quella personale, nei riguardi dell'intera comunità. Quindi vi chiedo, vi supplico, rispettiamo le regole. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto e non dobbiamo temere nulla. Il mio augurio è alla persona che, con grande senso di responsabilità, nonostante ancora non abbiamo ricevuto l'ufficialità, però lui con i propri contatti, la propria famiglia, ha deciso di comunicarcelo e mettersi in quarantena. Auguro a lui una pronta guarigione. Noi siamo sempre a disposizione, come abbiamo fatto come amministrazione, non lasceremo nessuno dico soli, perché il nostro obiettivo è quello di vivere come una famiglia in senso lato. Faremo di tutto per tutti. Quindi ci aggiorneremo al più presto, vi manderemo informati e cercheremo in ogni modo di sopprimere qualunque comportamento che metta a repentaglio la salute di tutti. Io vi auguro una buona serata a tutti e, come sempre, chiudo con quello che ci ha insegnato il nostro santo: coraggio e fede in Dio. E io aggiungo, rispettiamo le regole. Buona serata a tutti.